In quanto sindaco di Torricella Peligna, crede che i monumenti ai caduti facciano parte dell'identità della comunità? Il monumento ai martiri civili e il monumento dedicato a tutte le vittime militari di tutte le guerre sono per Torricella Peligna assolutamente importanti. Perché? Perché indicano un passato che non deve più ripetersi. Torricella ha pagato un tributo pesantissimo nelle due guerre mondiali. Soprattutto durante la seconda guerra mondiale, Torricella è stata occupata dai nazifascisti. Torricella era proprio sulla linea Gustav e ha purtroppo visto delle terribili stragi compiersi sui propri abitanti. Torricella è stata devastata dall'occupazione nazifascista e Torricella non può che onorare i suoi monumenti, non può che coltivare una memoria che porta le nuove generazioni a far sì che tutto ciò che è accaduto in queste terre, in questo territorio, non si ripeta più. Ci onoriamo di aver fatto parte di questa iniziativa, che ha dato la possibilità alla nostra comunità di essere proiettata su una scala nazionale e europea. È un progetto che ha dato la possibilità soprattutto di ricercare, di approfondire la storia dei nostri monumenti. E colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questo progetto, tutti i partner di questo progetto e tutti coloro che hanno con dedizione portato avanti appunto le finalità molto molto interessanti di questa iniziativa. Nel corso degli anni di progetto, iniziato ormai a gennaio 2018, ha mai ricevuto considerazioni o pareri sul coinvolgimento dei monumenti ai caduti in Innova Concrete? Partecipare a un progetto di questo tipo è per Torricella un momento di orgoglio importante e soprattutto significa riscoprire l'importanza della nascita dell'Unione Europea. Significa riaffermare l'unità dei popoli europei, significa soffermarsi sul fatto che l'Unione Europea ha portato pace, ha portato fratellanza. Sergio, ci può raccontare alcuni aneddoti che ricorda riguardo suo nonno Attilio Calabrese e suo zio Walter Sibona, che è l'ingegnere che ha progettato la torre? L'aneddoto che più mi piace raccontare di mio nonno, riguardante la torre in particolare, mio nonno si fece promotore di questa operazione pur essendo un grande mussoliniano. Riguardo mio zio, zio Walter, lui era ingegnere, e anche lui in maniera completamente disinteressata fece tutto il progetto della torre, ovviamente non volle prendersi nulla per questo suo lavoro. Voi sapete che la torre inizialmente doveva essere ben più grande, però diciamo la raccolta che riuscì a ottenere, a fare mio nonno, con mio zio e con il resto della famiglia, non portò ai fondi necessari e quindi ci fu una revisione del progetto e quello che adesso c'è è il suo risultato. La cosa che a me piace molto di vedere è che la torre ha la forma di un faro. Circa 2 anni fa, parliamo di quando c'è stato Puteca Aperte, quella prima edizione, mi ritrovai davanti a uno dei cartelloni con tutto questo vostro progetto. E allora mi si è riaccesa la lampadina, e per il paese, ma è anche, vogliamo dirlo, anche per la memoria di mio nonno, no? E di mio zio, di zio Walter. E quindi, tornando a casa, sono andato a scartaverlare, insomma, alla fine è uscito fuori questo faldone, che quando l'ho aperto mi si sono aperti gli occhi, illuminati gli occhi, perché c'erano tutti i disegni originali del primo progetto della torre e poi credo anche della seconda parte. E la prima cosa che ho fatto, ho preso tutto il faldone, sono andato di corsa da Carmine Picca, sono andato in comune e gli ho fatto questo regalo: guarda Carmine, guarda che ho trovato. E quando lui ha aperto tutto ho detto: ma non è possibile.
stato il primo impatto che ha avuto alla richiesta di inserire i monumenti ai caduti in Innova Concrete? Noi abbiamo fatto questo sopralluogo, loro mi spiegavano appunto di che cosa, in che cosa consisteva il progetto. Era un progetto internazionale, questo anche, insomma, anche questo ci riempiva d'orgoglio, perché è un piccolo paese di poco più di 1000 anime, partecipare ad un progetto dove c'erano monumenti e partecipavano città europee di una certa importanza, per noi è stata una cosa molto interessante, visto anche poi l'interesse anche di partecipare a questa ricerca, a questo appunto della conservazione dei monumenti in cemento. Nel corso degli anni del progetto ha ricevuto pareri o considerazioni sulle attività che si stanno facendo? Sai, qua essendo un piccolo paese le persone sono curiose, quindi quando hanno visto magari i primi movimenti, e quindi chiaramente tutti erano interessati a capire ma che cosa cercano, perché sono venuti qua da noi. E quindi quando poi io spiegavo, mi capitava molto spesso di spiegare ai cittadini di che cosa insomma si trattasse, tutti quanti rimanevano compiaciuti. Ripeto, in un piccolo paese ci si conosce tutti e quindi tutti sentono la propria partecipazione, perché sentono propri anche i monumenti stessi che hanno accompagnato la nostra infanzia, la nostra vita. Antonio, lei è un membro importante della comunità di Torricella Peligna. Collega il monumento ai caduti a qualche momento importante della sua vita? La pineta, ma il monumento, come lo chiamiamo noi a Torricella, il monumento semplicemente, non la vittoria, l'angelo della vittoria, no, per noi è il monumento. Lì ci riunivamo con le chitarre e suonavamo e cantavamo. Diciamo, la nostra estate era improntata proprio su quelle serate che noi passavamo sotto il monumento. E ogni volta che vado a Torricella, una seduta sugli scalini la vado a fare sempre. Lei continua un po' la sua attività appunto a Torricella in quanto è il gestore della pagina Facebook Puteche Aperte. Nell'edizione del 2019 il progetto europeo Innova Concrete ha fatto un'esposizione alla pizzeria da Vincenzo. Può raccontarci cosa le hanno scritto in merito sulla pagina che gestisce? L'esposizione è stata vista da parecchie persone e c'era anche la vostra esposizione, che molti hanno apprezzato. Quello che state facendo è una cosa importantissima per noi, per il monumento che abbiamo come orgoglio del paese, il monumento con la pineta intorno. La pineta è stata fatta dalle persone di Torricella, il monumento è stato fatto perché in quel periodo si voleva diciamo onorare i caduti della guerra, quindi è stato fatto, però quello di Torricella c'ha quella importanza che avete riconosciuto anche voi, che è l'importanza di bellezza del monumento e di posizione geografica e anche morfologica, no, una collina in cui all'apice ci sta una stele alta, ancora più alta, che da lì dà è come se fosse un faro, no? Come valuta l'approccio utilizzato dal progetto sui monumenti ai caduti di Torricella, che sono caso studio di Innova Concrete? È stato molto importante per Torricella perché il nostro patrimonio culturale, molto del nostro patrimonio culturale è stato perso con i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quindi quello che abbiamo oggi molto fa riferimento proprio al XX secolo. Per questo motivo il progetto da una parte ha valorizzato anche agli occhi di noi cittadini quello che era qui presente all'interno del territorio di Torricella. È stato molto importante perché a noi magari mancavano alcuni approfondimenti dal punto di vista delle fonti, quindi questo approfondimento è stato fatto ed è stato portato avanti anche grazie al progetto, che ci aiuterà sicuramente, insomma, a preservare quello che grazie al progetto è stato studiato. E per la popolazione è stato importante perché nel momento in cui, anche grazie ai social ad esempio, nel momento in cui magari noi postavamo alcune foto o davamo alcuni spunti su quello che stava accadendo, immediatamente c'è stato il riscontro. Personalmente, avendo viaggiato e comunque girando un po'
girando un po', insomma, avendo visto diverse culture, vedere le possibilità che abbiamo in questo piccolo posto mi fa pensare a tante cose, tante belle cose, un futuro per questo posto, questo paese. E comunque, per quanto ci riguarda, avendo visto molte persone qui che hanno mangiato, hanno parlato di questo progetto, in tanti hanno riscosso piacere in questo. Cosa significa nel quotidiano per la soprintendenza la partecipazione ad un progetto europeo come il Nova Concrete? Partecipare ad un progetto europeo per una soprintendenza significa innanzitutto avere l'opportunità di mantenere rapporti ampi in una rete di specialisti e ovviamente internazionale, e quindi di non solo confrontare le proprie competenze e le proprie conoscenze, ma anche di acquisirne. E oggi sappiamo che la ricerca ha tanto più valore quanto più è frutto di un team dove si possono intersecare competenze, conoscenze e professionalità di campi diversi. Quali sono gli impatti e le ricadute? La comunità di Torricella Peligna in prima è stata molto coinvolta e, diciamo, consapevole di quello che si andava facendo e di come lo si stava facendo e per quale fine, ovvero la conservazione del patrimonio, trovare nuove formule per conservare il proprio patrimonio, che diventa così una tutela sempre più avanzata, sempre più aggiornata e con un impatto, appunto, come dicevo, sia per quanto riguarda la consapevolezza dell'importanza della tutela da parte delle comunità locali che vedono svilupparsi questi progetti, che la soprintendenza poi chiaramente diffonde in varia maniera, non solo nel mondo degli studiosi o degli addetti al settore, ma anche fra le comunità locali. Isella Vicini, europrogettista dal primo programma Quadro. L'esperienza di Nova Concrete cosa ha aggiunto? Tanto, molto. Tutti i progetti europei nascono, vengono scelti per la loro caratteristica di innovazione. Il progetto Innova Concrete nasce con un duplice obiettivo, quello di testare nuovi materiali e nuove tecniche per il restauro e la prevenzione del degrado dei beni culturali in cemento, in modo particolare quelli del XX secolo, e con un secondo obiettivo, che è quello di aumentare la consapevolezza del cittadino europeo nei confronti di questi monumenti, di questo periodo, che è decisamente molto soggettiva. Ed è stato molto, molto bello, e mi lasci dire anche particolarmente emozionante, vedere quella che è stata la risposta del cittadino a questa iniziativa. Sono state innumerevoli le testimonianze sociali, storiche e sociali, che abbiamo potuto riscontrare durante questo periodo, e mi ha fatto particolarmente piacere notare come la testimonianza sia viva, forte e molto proattiva, se correttamente motivata, del social engagement. Voi sapete che quest'anno è un anno di transizione, partirà la nuova programmazione europea per i prossimi 7 anni, con la più grande dotazione finanziaria nella storia dell'europrogettazione, 95 miliardi dedicati a progetti di ricerca e di innovazione. E uno dei denominatori comuni dei prossimi progetti sarà proprio questo, cioè il social engagement, ovvero il coinvolgimento attivo della popolazione, del cittadino, pensato come primo e diretto fruitore di quelli che sono i risultati della progettazione, dell'innovazione che si metterà a sistema. E pensare che Innova Concrete a tutti gli effetti è stato pioniere in questa iniziativa, ovviamente è fonte di particolare orgoglio.